Amici carissimi, ben trovati su Manfredonia TV con una nuova rubrica che parte con questa prima puntata, una rubrica che si occupa e si occuperà delle problematiche guardando anzitutto al mondo giovanile, ma anche a quelle che sono le problematiche che generalmente riguardano la nostra società. Una rubrica che chiaramente guarderà a 360 gradi, non interesserà necessariamente il territorio, ma si parla in maniera più oggettiva, guardando invece a un fenomeno che può essere anche inteso come fenomeno globale. Con questa prima puntata abbiamo il dottor Luigi Esposto, neuropsichiatra, che ci parla e introdurrà un argomento che effettivamente è stato toccato in questi giorni, un argomento del quale se ne è parlato tantissimo, un argomento che, come diceva la sigla, addirittura ha portato al suicidio di tantissimi giovani, adolescenti, che in un gioco perverso si sono cimentati in un, se vogliamo, in un suicidio assistito, fatto prima di regole, poi con l'atto conclusivo, quello finale. Anzitutto, ben trovato a Luigi Esposto, al dottor Luigi Esposto. Grazie, saluti a te Vincenzo e a tutti i telespettatori in ascolto. Quindi, dottore, noi abbiamo davvero prodotto come prima puntata questo problema, questa fenomenologia nuova della quale si sta interessando ultimamente una certa stampa a livello nazionale, come il Messaggero e come il Giornale. Non è diventato ancora un fatto che sta interessando tante altre testate giornalistiche, però iniziano a preoccuparsi soprattutto i genitori che stanno raccogliendo testimonianze per questo fenomeno che riguarda soprattutto gli adolescenti. E sappiamo come purtroppo le nuove generazioni stiano vivendo un momento molto molto difficile, dovuto non solo alle contingenze di carattere economico, ma soprattutto a quelle che sono le contingenze di carattere sociale. Viviamo in una società in cui tutti sono cannibali, dove occorre correre per non essere preda di qualcun altro, per cui davvero i genitori restano preoccupati per un brutto fenomeno che in questo momento sta riguardando soprattutto, come detto, i giovani, le nuove generazioni. Anzitutto, che cos'è Blue Whale? Blue Whale è un termine inglese che significa balena blu. È un termine coloniato, anche se deriva appunto da un termine inglese che ci aveva fatto pensare più ad un'americanata, da un ragazzo russo di 22 anni, studente in psicologia, che avrebbe ideato questo gioco che tu hai chiamato perverso, ma che io userei il termine addirittura più forte, da vero e proprio criminale psichiatrico, perché lui ha pensato di dover depurare la società da gente, dai cosiddetti, lui li chiama scarti biologici. È una persona che appunto da qualche anno ha ideato questo gioco, facendo leva su menti emotivamente instabili, su ragazzi che vivono una fase depressiva, come può essere normale in un momento delicato che è quello dell'adolescenza, e che si chiama, lui svolge il ruolo di master. Ha creato appunto su un social russo, uno dei tanti social che sono in giro per il mondo, ha creato delle regole, sono 50. VK si chiama questo social. Esatto, si inizia attraverso l'iscrizione ad un sito, all'arco del si danno delle dimostrazioni di appartenenza tipico delle sette religiose e quant'altro, quindi una delle, diciamo, delle regole può essere quella del segno di farsi dei tagli a livello degli arti superiori, ma non è l'unica, ci sono anche altre dimostrazioni. L'importante è che il ragazzo dia un segno di appartenenza attraverso una sorta di patto di lealtà,
Perché in questo patto di lealtà una delle regole imprescindibili è quello che non ne deve parlare con nessuno, soprattutto con i genitori. Ci sono una serie di regole, tra cui alzarsi la mattina alle 4:20, e 20 perché è proprio alle 4:20. È perché è una dimostrazione di appartenenza, è una dimostrazione di rispettare le regole in un orario praticamente abnorme. Un orario che difficilmente tutti possono beccarti, in cui i genitori o i conviventi in casa, visto che parliamo di una fascia d'età compresa tra i 9 e i 20 anni, non ti deve vedere nessuno, e in cui diciamo che la vittima deve poter vedere dei filmati di video molto forti, possibilmente horror o comunque di violenza, e poi deve estrinsecare le proprie reazioni. Reazioni che molte volte sono forti e che devono portare man mano ad essere plagiati al punto di dover fare tutto questo che il master ti impone nell'arco dei giorni. Al 26° giorno la vittima saprà il giorno in cui deve suicidare e deve suicidarsi. Il suicidio, perché poi quando dura? 50 giorni? Dura 50 giorni e il suicidio molto spesso, ecco perché il termine da balena, non me ne voglia qualche collega che in televisione si è permesso il lusso di fare delle ipotesi, io il fenomeno l'ho studiato prima di venire qui, e prende il nome dalla balena, un mammifero che conosciamo bene, un mammifero molto buono, innocuo, che quando sa di dover morire va a spiaggiarsi, quindi cerca di trovare la propria morte attraverso l'esigenza di andare sulla spiaggia, essendo un mammifero che ha bisogno di stare molto tempo invece sott'acqua, ogni tanto respira tirandosi a galla, ad un certo punto va a sbiaggiarsi e quindi va a morire. In questo caso la vittima va in un piano alto e si lancia. Noi abbiamo avuto il primo morto di 16 anni in quel di Lanciano, e qualche giorno fa c'è stato un altro tentativo di suicidio, fortunatamente è andato male, in quel di Cosenza. Quindi è un fenomeno che a livello internazionale è sentito. La persona è stata arrestata e quindi ha confermato la versione dei fatti di cui parliamo. Pertanto è un fenomeno di cui dobbiamo preoccuparci e soprattutto dobbiamo cercare di capire come preventivare e come informare i ragazzi affinché non cadano in una bruttissima trappola. Quindi abbiamo detto che ci sono regole del gioco da rispettare, come addirittura quella di alzarsi la mattina alle 4:20, poi guardare film horror, poi io leggevo da qualche parte addirittura in una di queste giornate c'è da camminare sui binari ferroviari in attesa che possa passare qualche treno, poi addirittura quella di appoggiarsi su un ponte con il rischio di cadere di sotto, insomma tutta una serie di peripezie molto molto particolari che sono definite regole del gioco, ma effettivamente sono sintesi, se vogliamo, di plagio totale nei confronti di questi ragazzi. Ma diciamo che c'è tutto quello che è il reato che in Italia si chiama induzione al suicidio, che dovrebbe valere per tutto il mondo. Il problema è che questi ragazzi purtroppo non sono capaci di intendere di volere, avendo un'età molto spesso che va sotto i 18 anni o 16 anni, come in America e in Inghilterra vuole che diventino maggiorenni, per cui è facile trovare in queste persone instabili o che hanno dei problemi terreno fertile per instaurare una sorta di vessazione psicologica a tal punto da portarli a fare tutto ciò che gli si dice. Ricordiamo che gli adolescenti vivono di gruppo, quindi il rischio di emulazione è elevatissimo e quindi questi ragazzi più vedono che c'è una partecipazione a questo gioco, più sono incuriositi a vedere di che cosa si tratta. Oggi se si va su Google e si cerca Blue Whale si trova "hai bisogno di aiuto?", perché è giusto che chi ne ha bisogno lo riceva. Questo è il motivo della trasmissione, è il motivo della mia presenza qui. È inutile spiegarci, come qualcuno ci vuol far credere, se è vero o non è vero che i suicidi che sono avvenuti siano correlati direttamente o connesso di causalità diretto a questo fenomeno. Il fenomeno esiste, il problema esiste, ci sono delle morti inspiegabili, ma soprattutto c'è una confessione di una persona arrestata. Sì, la persona arrestata si chiama Philip Budeikin,
che è un 22enne russo, tra l'altro esperto informatico, senz'altro uno di quei genietti del computer. È al terzo anno di psicologia, quindi lui ha studiato delle tecniche di vessazione psicologica e ha fatto leva sulla sua esperienza, sulla sua conoscenza per mettere in atto questi meccanismi. Comunque, quindi è una persona del settore. Senti, Luigi, cosa ha creato questo fenomeno all'interno non solo delle famiglie, ma all'interno della società? Perché effettivamente più passa il tempo, più si sta allargando. Ha creato chiaramente terrore nelle famiglie, soprattutto in quelle coppie che hanno figli giovanissimi, che hanno avuto qualche problema, che manifestano situazioni di depressione, che potrebbero cadere facilmente vittima di queste regole perverse. Allora, io anzitutto da genitore mi farei una domanda: è il fenomeno che sta creando il problema o il problema c'era ma non l'abbiamo voluto affrontare? Il problema dei social network c'è sempre stato. Noi abbiamo un caso precedente relativo agli anni 2000 di MSN Messenger, in cui praticamente c'era un social network poco controllato, che poi è stato chiuso dalla Interpol e dalla Polizia Postale, perché praticamente c'era, spesso donne venivano adescate e poi fatte oggetto di violenze o addirittura morti da parte di persone malate. Ok, il problema è questo: noi non vogliamo creare una psicosi nei genitori che oggi si rendono conto del fenomeno. Noi vogliamo fare in modo di spiegare a questi genitori che forse si è andato ben al di là di quello che è l'aspetto dell'utilizzo di un computer, di utilizzo di un social, che dovrebbe essere un mezzo di comunicazione, di conoscenza, ma rispetto a gente che ha una formazione mentale possibilmente matura. Lì dove invece diventa un oggetto di comodo, in cui il bambino può passare ore e ore durante la giornata, è logico che il genitore deve preoccuparsi. Un genitore che spesso è portato a regalare al figlio dei mezzi informatici sempre più all'avanguardia e di cui egli stesso si vanta che il figlio, anziché giocare con dei mezzi tipici della propria età, va a confrontarsi con un sistema informatico sempre più all'avanguardia. Quindi diciamo che questa società è vittima dei propri errori. Abbiamo perso i valori di quelli che un tempo potevano essere il catechismo, la chiesa, poi la CR, la scuola. Io non posso pensare che un bambino che faccia un gioco del genere, ma quanti sono vittime di pedofilia, ragazzine che vanno sulle webcam per costruirsi del denaro? Di che cosa stiamo parlando? Cioè, non è che dobbiamo parlare di Blue Whale come un fatto a sé stante. Blue Whale non fa altro che appoggiarci ad un sistema oggi diffusissimo, che è quello del ragazzino, della ragazzina che passa gran parte del proprio tempo, perché ha difficoltà relazionali, perché vive un momento difficile della propria vita, davanti ad un computer, davanti al proprio cellulare. Il cellulare è visto come status symbol. Abbiamo persone che non potrebbero permettersi nemmeno il pane, però hanno un cellulare di nuovissima generazione. I genitori si fanno la domanda: dove l'ha preso i soldi mio figlio per acquistare questo cellulare? Ed è giusto che questa persona di così pochi anni abbia già la possibilità di usare un cellulare? Questo è un fatto educativo, su cui la scuola è chiamata a darci delle risposte subito. Perché rispetto a quello che è il gioco, volendo tornare un attimino a quello del gioco, ma rispetto a quello che è tutto l'utilizzo dei social in maniera inappropriata, un bambino che ha problemi e che passa gran parte delle ore a scuola dà segni di sé. È un bambino che si isola, è un bambino che non comunica, è un bambino che ha confusione mentale, un bambino che vede un film di horror, come abbiamo detto, o comunque immagini forti da un punto di vista della violenza, non è un bambino violento e pertanto ha bisogno di aiuto. E la maestra deve intervenire, chiamare i genitori. Abbiamo gli insegnanti di sostegno che non devono soltanto preoccuparsi di far arrivare agli obiettivi scolastici minimi previsti, ma devono soprattutto, attraverso l'utilizzo di psicologi, capire quali sono i problemi che caratterizzano questa società. Problemi che più la società è alta, più la società va avanti, più ci sono delle richieste di intervento maggiori. Quindi ci sono persone definite da questo personaggio, da questo Philip Budeikin, che vengono definite scarti biologici, come tu stesso hai anzitempo detto, Luigi.
scarti che sono stati capaci di provocare danni agli altri, provocare danni a loro stessi, per questo quasi come per una liberazione, il giovane russo, 22enne, questo studente di psicologia, addirittura laureato, se non erro, o sta per laurearsi in psicologia, dice chiaramente: ho aiutato questi scarti biologici ad evitare che facciano danni alla società, a loro stessi, e soprattutto ho fatto in modo che venissero in qualche maniera valorizzati e finalmente, dopo tanta emarginazione, trovassero per 50 giorni un po' di affetto. È incredibile. È incredibile ed è forte anche come messaggio, perché una persona che si erge ad avere il titolo per decidere chi è lo scarto della società, facendo leva sulle proprie conoscenze scientifiche per plagiare qualcuno che sta attraversando un momento di difficoltà o comunque che è emotivamente instabile, alterare il suo equilibrio psicofisico e decidere per un'altra persona il suicidio, che secondo l'ottica psicodinamica è visto come la liberazione dalle sofferenze terrene, è da persona malata, da persona da rinchiudere in un manicomio criminale e buttare le chiavi. E mi dispiace che l'abbiano chiusi, perché a questo punto vorrei capire quest'uomo che fine farà. Perché noi il problema è che spesso discutiamo sulla pena di morte, su quant'altro, poi quando ci succede qualcosa a noi caro e vicino evochiamo la massima pena. Io credo che questo ragazzo non debba avere nemmeno voce e che le sue notizie su ciò che dice non debbano essere mandate. Quindi questa è la falsa comunicazione che dobbiamo evitare, perché altrimenti c'è il rischio dell'idealizzazione di queste ragazze che vedono in lui il purificatore della società, come dicevi tu, e quindi lo vedono come un idolo, cioè una persona che libera dalle sofferenze terrene uno che soffre, un po' come l'eutanasia per chi ha delle patologie irreversibili. Queste sono le dichiarazioni che vanno evitate, perché la psicologia, la scienza non dice questo. Noi non ci possiamo ergere, noi dobbiamo aiutare chi ha bisogno, non dobbiamo ergerci a tutori della purificazione della società. Quindi è chiaramente un uso improprio della scienza, ma soprattutto chiaramente è una persona che ha gravissimi problemi psichiatrici, che soffre di un delirio di grandezza a tal punto che lui si erge quasi a un dio sulla terra che vuole la morte, che decide la morte in un preciso momento di altre persone. Ma non si è neppure pentito, è stato arrestato recentemente, tradotto in carcere, però credo che nei confronti di questo personaggio, fin quando non inizia qualche eventuale processo, qualche eventuale azione vera e propria, non vi è azione alcuna, oltre il fatto di aver fermato le sue attività fisicamente, perché comunque il sito continua a svolgere la sua funzione, il social russo VK praticamente continua ad essere aperto, perché attraverso questo social che si sono conosciuti i ragazzi che hanno poi chiesto l'iscrizione per partecipare al gioco. E poi, diciamo francamente e chiaramente, non è solamente il sito VK, ci sono anche altri siti che potrebbero essere utilizzati. Quindi come fare? Cosa fare? Il pentimento non può farlo, perché praticamente significherebbe chiudere la sua titolarità. Il pentimento non avviene. Anche gli autori di grandi reati di mafia, terrorismo. Oggi vedevo su YouTube alcune immagini dell'ISIS che, diciamo, loro spesso sono tipici nel loro fanatismo di mandare in onda sempre sui social questo tipo di immagini forti. Per fare comunicazione. Il fatto che lui sia stato arrestato non significa che debba pentirsi, perché la sua titolarità può persistere anche in carcere, a patto che lui non neghi ciò che ha fatto e l'importanza di ciò che ha fatto, perché, come dicevo prima, siccome gli adolescenti vivono di gruppo, di emulazione, lui spera evidentemente o è convinto che ci siano altre persone che porteranno avanti questa perversione. Quindi nel momento in cui lui avesse chiesto scusa è come se avesse detto a tutti: ho sbagliato, finitela.
evidentemente le sue intenzioni non sono queste, altrimenti il fenomeno non sarebbe stato così diffuso. E questo io lo dico anche a qualche pseudo scienziato che dice che il fenomeno non esiste, che si sta facendo rumore per nulla. Noi adottiamo le massime misure preventive, oscuriamo il social, reo di non aver controllato adeguatamente, apriamo gli occhi, facciamo in modo che le cose non debbano ripetersi, alziamo il livello di allerta massima, come succede per altre stupidaggini, e facciamo in modo che questi ragazzi vengano monitorati a 360 gradi. Facciamo il conto che Blue Whale non sia mai esistito. Esistono tanti altri problemi legati ai social, dagli incontri al buio al fenomeno della pedofilia, per cui io sono contento che mio figlio viene taggato, quindi un altro mette il proprio figlio su Facebook per far vedere che è altrettanto bello. Tagghiamo a Pasquetta dove l'abbiamo vissuta. Cioè noi viviamo nell'ottica del Grande Fratello, ci specchiamo nella nostra vita privata facendo vedere tutto. Adesso inizia l'estate, quindi tutti si fanno taggare, anche professionisti in costume da bagno, questi bambini nudi, quando ci sono delle leggi che dovrebbero tutelare i bambini, e anche i genitori che convivono non dovrebbero mettere a disposizione dei pedofili immagini di bambini seminudi, perché sappiamo che poi si fanno dei copia e incolla e quindi poi ci vediamo questi bambini non vestiti oggetto delle perversioni dei pedofili. Ma nel momento in cui io genitore decido nella mia perversione di far vedere quanto è bello il mio figlio e come ho apparecchiato la tavola a Natale, dove ho passato Pasquetta per dare la possibilità all'amante o a chi che sia, dove ho passato le vacanze, vuol dire che il primo perverso sono io genitore. Perché un uomo di scienza, una persona culturalmente elevata, non può taggare le immagini della propria vita privata che dovrebbero appartenere a se stessi, così come deve tutelare il proprio minore evitando di farlo comparire in ogni momento in un social che può essere Facebook o altro, Facebook è più diffuso, in tutti i momenti, per far vedere agli altri quanto è bravo, e un altro tagga il figlio nel fare azioni migliori per far vedere che è più bravo. E quindi oggi ci sanno i compleanni di tutto quando sono, quanto è bella e grande la torta, di che cosa è capace, fanno i balli di gruppo, mio figlio sa cantare, mio figlio sa bere il vino, sa bere l'altro, e queste sono le conseguenze, Vincenzo. Bene, io direi di interrompere per qualche istante perché siamo a conclusione della prima parte, poi riprendiamo subito dopo per una seconda parte, sempre dedicata a questo caso particolare con il quale abbiamo iniziato questa nuova programmazione. Ricordo, l'esperto risponde, e ci rivediamo fra qualche istante, saremo sempre qui per parlare e approfondire ancor più il fenomeno Blue Whale. Torniamo quindi in studio per riprendere l'argomento appena lasciato, questo fenomeno Blue Whale, che tante preoccupazioni, tanti problemi sta dando soprattutto ai genitori, sta dando soprattutto a coloro che hanno figli adolescenti, figli che hanno un'età che varia ed è comunque al di sotto della maggiore età. Un fenomeno che è stato analizzato ampiamente e che chiaramente adesso andremo a sviscerare soprattutto nella sua parte finale. Cosa si può fare? Questa è la domanda che chiaramente rivolgono i genitori all'esperto, e soprattutto qual è il ruolo di quelle che sono le istituzioni primarie, in primis la famiglia, poi la scuola, poi eventualmente la chiesa, le parrocchie o anche altre istituzioni che possono essere le associazioni di volontariato e gli enti impegnati nel sociale. Il termine cosa si può fare è molto stretto con ciò che si dovrebbe o che si deve fare. Innanzitutto cerchiamo di supervigilare i minori, perché con il termine di 9 anni non possiamo parlare ancora di adolescenza, stiamo proprio in una fase ancora infantile. Quindi dobbiamo discernere l'età di 14 anni, nei maschi 12, addirittura nella donna, vedendo le tappe di maturazione della personalità di ciascun individuo. A 9 anni siamo in una fase ancora infantile. Dobbiamo innanzitutto vigilare sulle loro abitudini, evitare che questi bambini, anche a tavola,
durante il pranzo ciò che erano i vecchi valori di quello che era la formazione nostra di parlare con i genitori, con i fratelli, evitare che a tavola si perdano di vista le cose di base, quindi il contatto con le persone. Cercare di recuperare le password delle varie iscrizioni dei minori e quindi degli adolescenti ai vari social o comunque dei loro accessi a internet, perché non dobbiamo dimenticare che accedere a YouTube non significa avere la password, non prevede nessuna iscrizione, per cui è necessario che questi bambini, questi adolescenti non abbiano la porta chiusa quando usano il computer o il cellulare, perché dobbiamo parlare di varie possibilità di adescamento. Quindi vigilare su ciò che loro fanno, ma avere la possibilità in ogni momento di andare a ritroso e vedere ciò che hanno visto. Quindi recuperare quella che è la vigilanza. Il bambino deve sapere che il papà in ogni momento può vedere ciò che ha fatto. Il bambino va osservato, il ragazzo va osservato nei suoi comportamenti e non mi si dica siamo impegnati nel lavoro frenetico, nello stress della quotidianità. Bisogna recuperare quello che è il linguaggio. Il bambino deve avere più fiducia, deve poter parlare con i genitori in maniera più libera, cercare di essere capito e cercare di chiedere aiuto lì dove vive un momento di sconforto. Non deve avere paura di essere criticato, di essere etichettato come una persona che dà problemi o che crea problemi. La scuola. Il bambino, l'adolescente passa a scuola 5-6 ore della propria giornata, ammesso che non ci si rientra, altrimenti si arriva a passare anche 7-8 ore per chi fa l'orario continuato. Per cui è impossibile che l'insegnante, ripristiniamo la formazione, è inutile che facciamo questi pseudo programmi in cui si impara l'inglese e altro, quando poi perdiamo di vista le cose di base. Facciamo in modo che gli insegnanti vengano messi nelle condizioni di poter osservare un ragazzo che ha problemi. Non è solo l'aggressività che fa del bambino una persona che ha problemi. Anche un ragazzo confuso, un ragazzo chiuso, un ragazzo che si isola dal contesto della scolaresca ha problemi e che soprattutto vengano ripristinati le funzioni dello psicologo a scuola, che preventivamente ogni tot periodo esegue una visita normale attraverso dei test, si possono valutare quelle che possono essere delle problematiche che ad occhio una persona non del campo, quale può essere un insegnante, non può vedere, ma soprattutto lì dove c'è una famiglia assente oppure poco informata nel settore possa captare in maniera preventiva in tempo. Poi cerchiamo di recuperare l'attività sportiva, le attività ludiche, la chiesa come riferimento lì dove è possibile e di ricreare quei vecchi valori di cui parlavo prima, la foto come momento importante, quale può essere la comunione, la cresima, un momento importante da condividere con amici, il filmino si deve fare rispetto ad un evento particolare che va ricordato rispetto a gente che poi magari un domani non ci deve essere più. I genitori devono imparare ad essere i primi educatori, non possono insegnare al bambino di registrare tutto quello che è la parte dalla gita all'evento quando sta giocando, al resto che se ne faccia un uso proprio del mezzo di registrazione, di videoregistrazione, per cui il bambino deve avere l'esatta percezione di quello che è l'uso del cellulare, che è stato creato per mettersi in comunicazione velocemente o come addirittura negli anni 80 come mezzo di lavoro, se proprio se ne vuole fare uno status symbol, che se ne faccia un uso proprio. Il computer come mezzo di lavoro, ma soprattutto se proprio si deve utilizzare, che se ne faccia un uso rispetto a delle ore che possono essere mezza ora, un'ora al massimo, come la televisione in generale, non deve essere un mezzo sostitutivo dei rapporti di comunicazione. Una, due ore al massimo di televisione sono sane, ma il programma, il contenuto dei programmi, c'era la vecchia censura dei 14 anni che oggi non c'è più, ci sono delle ore in cui il bambino può stare davanti alla televisione, che possono essere le prime ore del pomeriggio, quando si deve rilassare dalla scuola, per recuperare le proprie forze e andare a fare i compiti. La sera, dopo le 9, deve andare a letto. Vedere questi bambini che stanno ore e ore davanti ai cartoni animati, a vedere programmi che andrebbero visti accompagnati da un pubblico adulto, deve essere un obbligo di ciascun genitore, di ciascun adulto che ha a fianco un minore. Solo così possiamo fare attività di prevenzione, solo così dobbiamo fare, a seconda delle responsabilità che ciascun genitore ha assunto nel momento in cui mette al mondo un bambino,
per poter evitare che questa gente perversa, che questa gente malvagia, che è sempre esistita, la mente perversa, può far leva in modo che siamo noi gli attori principali di ciò che succede in questa società. Ecco, di fronte a eventuali resistenze, soprattutto quando si tratta di adolescenti o comunque di minori che sono quasi sulla soglia dei 18 anni, se fanno resistenza, non vogliono fornire le password, vivono una vita difficile all'interno della stessa famiglia, poi di fronte a eventuali tolleranze stesse da parte dei familiari, sai, c'è anche questo atteggiamento molto progressista a volte di lasciare liberi i figli, di non guardare nelle loro cose, di rispettare la loro privacy. Ecco, di fronte a queste resistenze come ci comportiamo? Allora, la privacy di un adolescente va rispettata e deve comunque continuare a essere rispettata. Prima c'erano i cosiddetti diari segreti che raccoglievano un po' tutte le informazioni di ciascun adolescente. Oggi quel diario segreto può essersi trasformato nel cellulare o nel proprio computer, ma questo non significa che il ragazzo non deve avere presente l'autorità dei genitori che oggi si è persa. E quando tu mi parli di ribellione, quando tu mi parli nel vedere nel padre più o della madre più un discorso di fastidio e non di rispetto dell'autorità, significa che il ragazzo ha perso quelli che sono i valori del rispetto di colui che deve controllare, non per violare la privacy, perché il fidanzatino o la fidanzatina è giusto che ci sia, ma il bambino, il ragazzo deve ritrovare la fiducia nel genitore, che deve capirlo rispetto al momento di difficoltà. Quindi bisogna cercare di aumentare il più possibile il tempo da dedicare ai propri figli, in modo che loro si fidino nel raccontare ai propri genitori le loro angosce. Quindi occorre parlare, dialogare con i figli. Se il ragazzo arriva al punto di ribellarsi a questa situazione dei genitori, voler controllare, è già passato in una fase di disagio. Quindi già va un ragazzo che chiede aiuto, perché l'aggressività verbale o materiale è un momento di disagio, un momento di angoscia, vuol dire che sta nascondendo qualcosa, non è privacy. Il ragazzo che ha privacy è quello che nasconde il fidanzatino perché magari non vuole o teme la reazione del padre o della madre. Se uno dei due genitori cerca di, come si usava una volta, c'è il genitore buono e l'uomo il genitore cattivo, che però devono indescambiarsi, perché altrimenti poi uno diventa la risorsa buona e l'altra quella cattiva, a seconda delle situazioni, il ragazzo trova nella famiglia, che non tradirà mai, ecco, come una volta, se non ci si fidava dei genitori, si diceva chi ti vuole bene ti fa piangere, chi ti fa ridere non ti vuole bene. Ricreare quindi quei valori di base e far capire a questi ragazzi, ma questo è un concetto che non può far solo la famiglia, ecco perché bisogna far leva sulle istituzioni, sulla chiesa, sulla scuola, bisogna far capire ai ragazzi che un genitore non vorrà mai il male del figlio e che ci sono delle cose che vanno raccontate, soprattutto lì dove si hanno delle situazioni che non si riesce, di cui non si riesce a far fronte. Ecco, siamo in conclusione, però la domanda adesso la trasportiamo più all'ambito locale. Sei un neuropsichiatra, quindi un medico che si interessa dei problemi, soprattutto di chi non riesce a connettere o sta avendo qualche crisi a livello proprio cognitivo. Il fenomeno Blue Whale è un fenomeno del quale abbiamo parlato, è un fenomeno di carattere più internazionale. In Italia abbiamo detto ci sono stati due momenti, però c'è il rischio che si allarghi. Manfredonia invece non ti risulta se ci sia qualcuno interessato, qualche ragazzo che è stato segnalato da parte dei genitori. È chiaro che non vogliamo sapere nomi, cognomi, però quantomeno il nostro tentativo è quello di sapere se c'è qualche adolescente che sia stato in qualche maniera catturato da questo fenomeno perverso e negativo. La domanda che mi fai è molto delicata. Non mi risulta al momento che a Manfredonia ci sia questa situazione. Tuttavia... Quindi nel territorio. Nel territorio.
Tuttavia, come ho detto prima, io non mi preoccupo del fenomeno Blue Whale, io sono preoccupato per tutti i fenomeni che riguardano i social network e li abbiamo detti. Oggi parliamo di questo fenomeno per dire siamo arrivati all'apice, perché parliamo di suicidio, ma questo non significa che fino ad oggi non abbiamo detto nulla. I genitori devono ripristinare i valori, i genitori devono vigilare sui propri figli affinché non si crei una psicosi da Blue Whale, perché se di psicosi vogliamo parlare, io dico che c'è un uso improprio dei mezzi di comunicazione, del cellulare e del PC. Ripristiniamo il rispetto delle regole, ripristiniamo l'autorità genitoriale, facciamo in modo, in varie forme, di dare aiuto a chi ne ha bisogno. Cerchiamo di recuperare la fiducia di queste persone, tutti insieme, a possibilmente anche con dei tavoli tecnici, si fanno le assemblee sindacali, si fanno le assemblee d'istituto, a cosa servono? Facciamo formazione agli insegnanti, mettiamo nelle condizioni di poter aiutare chi ne ha bisogno. Questo è il nostro obiettivo. Sì, certo. Secondo me occorrerebbe molta formazione, soprattutto fra gli insegnanti e nelle scuole, perché come tu stesso hai detto, i ragazzi passano a volte molte più ore con gli insegnanti che non con i genitori oppure in famiglia, visto che almeno 5 ore al giorno, i ragazzi per almeno 5 ore al giorno stanno a scuola. Bene, Manfredonia presenta tante problematiche, poi nelle prossime trasmissioni eventualmente le andremo ad affrontare, problematiche che non riguardano solamente la nostra città, non riguardano solamente il nostro territorio, sono problematiche molto più generalizzate, ma comunque sono problematiche delle quali dobbiamo necessariamente parlare. Nelle prossime puntate posso anticipare, dedicheremo una puntata senz'altro al gioco d'azzardo, altre puntate le dedicheremo ad altri fenomeni come il fenomeno dell'alcolismo che sta imperversando in città e tante altre situazioni come le degenerazioni o addirittura il vandalismo che avviene quasi quotidianamente in questa comunità. Grazie Luigi per quello che è stato il tuo apporto, ovviamente attraverso te, attraverso la tua esperienza, non solo come medico, ma anche come persona impegnata nel sociale, nello sport, in tante altre attività. Attingeremo per averti come ospite e anche per parlare con i tuoi ospiti di questa delle tante problematiche che ci riguardano. Volevi aggiungere qualcosa? Non... Sì, io la mia esperienza l'ho raggiunta anche attraverso la mia consulenza presso i tribunali, sia civile che penale, sì. Per cui spesso riesco a distinguere la differenza tra quella che è la mente criminale e quello che è il paziente di cui parlavi tu. È una demarcazione molto, molto chiara. Quindi c'è il confine proprio. Molto chiara, perché il paziente riconosce l'autorità medica, il criminale no. Soprattutto tutte queste problematiche enunciato, il bullismo, volevo soltanto aggiungere, è un altro dei fenomeni molto diffusi. Non parliamo di società ricca e povera, parliamo di questa società, perché noi dobbiamo affrontare i problemi della società. Credo e spero di essere stato chiaro, comunque rimango a vostra disposizione. Molto, molto chiaro. Per ogni ulteriore approfondimento. E no, attraverso te cercheremo comunque di programmare tematiche di volta in volta, tematiche diverse. Spero soprattutto. Non solo sarai il nostro ospite, ma molto probabilmente sarai tu stesso anche a condurre in occasione della presenza di altri ospiti e di altri esperti. Saluto tutti dicendo che spero di essere stato chiaro, sia certo, nel lessico che nei contenuti, per fare in modo di poter dare un piccolo aiuto in quello che è un problema gravissimo come quello della maturità adolescenziale, che tutti abbiamo difficoltà a gestire come genitori, perché capisco che molti mi diranno non è facile. Noi abbiamo cercato di parlare, abbiamo cercato soprattutto di dare dei consigli e con questi consigli cerchiamo di essere costruttivi. Questo era l'obiettivo del mio intervento. Grazie a tutti. Grazie, grazie al dottor Luigi Esposto, grazie a tutti coloro che sono stati attenti e hanno seguito questa nuova rubrica che, come detto, è alla sua prima puntata, ma seguiremo con ulteriori dibattiti, ulteriori approfondimenti e soprattutto parleremo di tanti altri argomenti. Grazie ancora e arrivederci, a risentirci.